Buongiorno, siamo qui a parlare, a presentare un libro che non c'è ancora, che stiamo scrivendo da un sacco di tempo e che però è a un'estrema attualità. Non vi racconteremo qualche scoop che è in esso contenuto, ma vi racconteremo una storia generale, che è una storia che è bene che tutti conoscano, perché è una storia che riguarda non solo un nostro ex presidente del Consiglio, ma riguarda anche una persona che, come avete visto ieri, è in grado di influire pesantemente sulle sorti non solo italiane, ma anche del centrodestra. Il siparietto di ieri, in cui dopo aver concordato un comunicato con Salvini e la Meloni, Berlusconi fa saltare il tavolo con una frase, con la frase a cui avete tutti assistito, sulla mancanza da parte dei 5 Stelle della BC della democrazia, rendendo quindi impossibile apparentemente qualsiasi tipo di accordo e qualsiasi tipo di piano da parte di Salvini, a cui segue oggi un interessante editoriale sul giornale della famiglia Berlusconi, in cui si invita Salvini a non tradire il centrodestra per il suo bene. Intanto diciamo che il libro che uscirà si chiama Il Traditore, lo pubblicherà a Chiare Lettere. E vedremo perché si chiama Il Traditore. E vi spiegheremo dentro perché si chiama Il Traditore, ci sarà un sottotitolo. Ecco, io vorrei chiarire che noi in questa storia non abbiamo nessun interesse politico, ma esclusivamente un interesse giornalistico, perché molto spesso si fa confusione tra le due cose. Ah, voi scrivete di Berlusconi perché non vi sentite rappresentati, siete in una parte avversa. A me invece è successo per caso. Io mi sono incominciato a occupare di Berlusconi ormai, credo, 30 anni fa, no, forse 28, 29. Perché? Perché lavoravo al giornale di Montanelli, che era edito allora da Berlusconi, avevo 23 o 24 anni, e a un certo punto dalla redazione, in realtà dalla redazione di Roma, allora guidata da Guido Paglia, che era più vicina ad Arcore, mi viene chiesto di andare a intervistare un signore che era rientrato da pochi mesi dalla latitanza, un signore siciliano nato a Sommantino che si chiamava Filippo Alberto Rapisarda. Chi era questo Filippo Alberto Rapisarda? Filippo Alberto Rapisarda era stato uno dei più grandi immobiliaristi milanesi, era stato alla testa di un gruppo che si chiamava il gruppo Inim, era un gruppo enorme dal punto di vista immobiliare, a quell'epoca sponsorizzava anche squadre di Formula 1, era molto noto. Poi a un certo punto fa un crack questo gruppo. In questo gruppo, tra il 78 e l'80, nel momento in cui Marcello Dell'Utri abbandona Berlusconi, va a lavorare per 2 anni Dell'Utri, dopodiché c'è il crack, Rapisarda parte per la latitanza. Rapisarda nella sua storia, per sua stessa missione, era stato in buoni rapporti con tutti i boss di Cosa Nostra dell'epoca, Stefano Bontade, che era stato a un certo punto il capo dei capi, Mimmo Teresi, tantissimi altri. Lui parte per la sua latitanza, e parte della sua latitanza la trascorre dove? La trascorre dove? In Venezuela, ospite dei Caruana Contrera, che erano considerati la più grande, una famiglia di Siculiana, i più grandi trafficanti di cocaina di tutti gli anni 80 e 90. Tutto il traffico di droga mondiale passava per i Caruana Contrera, che si dividevano fra il Venezuela e il Canada. Rapisarda a un certo punto torna in Italia perché le accuse contro di lui cadono per decisione di un giudice che poi verrà sanzionato dal Consiglio Superiore della Magistratura per tutta una serie di scelte sue un po' strane, e io quindi mi ritrovo a 23 anni a casa di Alberto Rapisarda. Filippo Alberto Rapisarda è morto da un paio d'anni, forse tre. Viveva allora in una casa del 1400 in pieno centro di Milano, vicino all'Università Statale, un palazzo bellissimo, enorme, e Rapisarda mi riceve nella sua salone delle riunioni, che era grande più o meno come questa stanza, come la sala dei notari, tutti i soffitti a cassettoni, tutti dipinti, un grandissimo tavolo,
E io mi trovo a parlare con lui, seduto in questa tavolata, in questa tavola, con lui e la sua moglie, l'avvocata Paola Mora, che era stata, prima di essere sposata con lui, sposata con uno skipper, poi condannato per omicidio. Rapisarda mi racconta la sua storia. Io rimango molto sorpreso di parlare con una persona come lui, perché era una persona che parlava un italiano pessimo, molto dialetto, molto. Aveva un aspetto completamente diverso da quello di un finanziere. E anzi, lui in questo colloquio si vantava di tantissime cose, si vantava di essere stato lui l'uomo che aveva avuto l'idea per primo di costruire le televisioni private. Raccontava dei suoi primi rapporti con la politica dell'epoca, eccetera, eccetera. Finita questa intervista, lui mi dice: "Ma lei conosce Marcello Dell'Utri?" E io gli dico: "No, io sapevo che esisteva un Marcello Dell'Utri, avevo 24 anni, che era capo di Publitalia, sapevo vagamente che era una roba importante per il mio editore e nient'altro." E allora Marcello Dell'Utri, allora Rapisarda mi dice: "Ah no, adesso glielo presento." E si mette a urlare in questa sala: "Marcellino, Marcellino, Marcellino!" In fondo, porta a sinistra, si apre una porta, a destra si apre una porta, esce Marcello Dell'Utri, versione 1900, fine anni 80, quindi ancora giovane, blazer blu, capelli neri, si avvicina. Mi stringe la mano, lui è molto più basso di me, o forse io sono molto più alto della maggior parte delle persone che conosco, non tutte, non della mia ex squadra di nella mia ex squadra di basket ero il più piccolo. Mi stringe la mano e mi dice: "Dottor Gomez, io la leggo sempre, lei è molto bravo, ma sa, l'importante non è come si scrive, ma soprattutto cosa si scrive." In quel periodo c'era la piovra in televisione e a me viene in mente Tano Caridi immediatamente. E lì io incomincio a fissarmi su: ma perché una storia così strana? Perché io incontro il numero 3 del mio gruppo editoriale a casa di un signore che proprio non ti convinceva a pelle, non solo perché era stato latitante, eccetera, ma proprio perché parlandoci non ti convinceva a pelle. Bene, e quindi comincio un po' a dire: ma che storia curiosa! E mi diventa ancora più curiosa quando a Natale, il Natale successivo, Filippo Alberto Rapisarda mi invita di nuovo in questa sua casa di via Chiaravalle a Milano, insieme all'avvocatessa Mora, e quando arriviamo poco prima di Natale, loro mi dicono: "Sa, dottor Gomez," perché io ho fatto poi un pezzo sulla sua soluzione, eccetera, di cronaca, "dottor Gomez, avevamo pensato un regalino per lei." E mi mettono sul tavolo, eravamo in questo tavolone, sempre seduti, un pacchettino io lo prendo in mano e penso che sia un rasoio. E però lì loro si aspettavano che io l'apressi lì davanti, però io lì, non so, una specie di stesso senso, gli dico: "Ma io i regali li apro sotto l'albero e me li porto via." Appena uscito da via Chiaravalle invece spacchetto e trovo dentro un Rolex d'oro. Rimango così. Alla sera con l'allora mia fidanzatina andiamo in via Monte Napoleone per vedere quanto costava l'orologio. Quell'orologio allora costava 14 milioni di lire. Io ne guadagnavo 1.100.000 al mese, cioè volevano regalarmi lo stipendio di un anno. Io ci penso un attimo, devo dire, ne parlo con una collega, con Emanuele Mastropietro, che giustamente mi dice: "Peter, non puoi accettare questa cosa." A me l'orologio anche piace, e solo che c'era il problema che io avevo capito che questi signori erano amici del mio editore, no? Allora vado da Montanelli e gli dico: "Direttore, a me non hanno fatto sto regalo, cioè a me sembra troppo importante."
non so cosa fare, mi dice no, va restituito, però guarda che questi sono amici di Berlusconi, di Berlusconi, in realtà Rapisarda, io non so se avesse rapporti con Berlusconi, sicuramente di Dell'Utri. Allora lui mi dice, senti, fai una letterina molto educata dicendo che sei lusingato dal regalo, eccetera, ma che si tratta di un regalo troppo importante. Allora restituisco questa cosa. Loro se la prendono in una maniera mostruosa. E a me rimane però quella fissa. Dell'Utri lo rincontro un paio di altre volte, mi parla di libri antichi, io racconto che mio nonno aveva una collezione di libri antichi, lui dice ah io vorrei venire a vederla, eccetera, ma rimane un rapporto un po' così. Poi finalmente insieme a Goffredo Buccini, siamo ormai nel 1991, forse 92, scrivo il mio primo libro, O mia bedda madonnina, alla storia di Cosa Nostra a Milano. Finiamo nell'ufficio di quel famoso giudice che aveva prosciolto non solo Filippo Alberto Rapisarda, ma in seguito anche chi, lo stesso Dell'Utri, Vito Ciancimino e una serie di altri personaggi parlamentari che aveva in precedente messo sotto inchiesta per la prima volta per fatti di mafia. Perché tra l'altro questo Filippo Alberto Rapisarda aveva come socio nell'INIM un signore di Villabate, la cittadina alle porte del paese, a porte di Palermo, che in tempi recenti avrebbe garantito la latitanza di Bernardo Provenzano. Questo signore di Villabate si chiamava Lamia ed era stato un assessore di Ciancimino, e durante l'inchiesta che riguardava appunto il gruppo INIM e questo Filippo Alberto Rapisarda e Dell'Utri per crack, alcuni testimoni sostenevano che Vito Ciancimino si presentasse negli uffici dell'INIM, e altri e lo stesso Ciancimino intervistato aveva rilasciato una strana intervista raccontando che aveva degli importanti investimenti al nord, che erano investimenti immobiliari, non diceva di occuparsi del NIM. Da questa intervista rilasciata all'Espresso a un nostro collega negli anni 70, si capiva chiaramente che si riferiva all'IMA, anche perché l'INIM già sui giornali i soldi Rapisarda dove li aveva presi? Arrivavano da Palermo, scriveva all'Espresso, in valigie di cartone. E anche perché chi gli aveva trovato il e tra quelli che gli avevano trovato l'affare INIM c'erano dei signori sempre di Villabate, uomini d'onore di Villabate, o meglio familiari di uomini d'onore di Villabate, che avevano dei banchi ortofrutticoli all'ortomercato. L'ortomercato a Milano è sempre stato un posto di forza presenza di Cosa Nostra, quindi c'era questo legame, e già i giornali dicevano che lui i soldi arrivavano in valigia di cartone. A un certo punto io e Goffredo Buccini finiamo nella stanza di questo giudice che appunto era stato cacciato dal Consiglio Superiore della Magistratura, aveva dovuto cambiare, andare a lavorare a Bologna, questi trasferimenti che ti fanno forse per evitare il procedimento disciplinare. Questo era un giudice un po' matto, un po' geniale, che aveva fatto tante inchieste e che poi si era trovato, io penso, in una storia strana. Lui si era innamorato di una donna, che era stata una ex collaboratrice del giornale, aveva lasciato la moglie ed era andato, mentre aveva, e questo risultava, i procedimenti aperti, a chiedere favori proprio a Dell'Utri, risulta dalle agende di Dell'Utri, in favore di questa donna. Cioè, probabilmente aveva perso la testa. Insomma, morale della favola, lo troviamo nel suo ufficio mentre sta buttando via il suo archivio. 25 anni di storia di criminalità organizzata e politica a Milano. Noi eravamo ancora in buoni rapporti, tutto quello che aveva fatto o che poteva aver fatto non l'avevamo ancora capito, e gli facciamo, ma cosa stai facendo? Stai buttando via tutto, tieni conto, noi avevamo 27-28 anni. Ah, ma sì, ma no, che ci presentiamo con tre valigie e tiriamo via tutte le carte dall'archivio di questo magistrato, senza sapere cosa ci fosse dentro. A un certo punto comincio a guardare queste carte e trovo un verbale del 1987 di Filippo Alberto Rapisarda,
che appena tornato dalla latitanza, io l'avrò incontrato nell'88, tenete conto, diceva questo, diceva: un giorno nel 1978 io stavo passeggiando per Piazza Castello a Milano quando incontro Stefano Montate, il capo dei capi di Cosa Nostra, a Mimmo Teresi, che era un suo parente, grande costruttore, uomo d'onore, i quali mi dicono, con fare serio, Berlusconi ci ha chiesto 20 miliardi per diventare suo socio nelle televisioni. Secondo te è un buon affare o meno? Poi racconta varie altre cose, eccetera. Io mi ricordo che quando trovo questo verbale, io mi rivolgo a Goffredo e gli dico: Goffredo, ma io ho incontrato Dell'Utri a casa di Rapisarda, l'ho incontrato nell'88. Lui 6 mesi prima aveva detto ste robe dal magistrato. Insomma, è come se Lirio andasse a dire a un magistrato che io traffico droga, io non faccio una piega, e anzi dopo 6 mesi sono ancora pappa e ciccia con lui. Io trovavo quella storia totalmente surreale, anche perché negli anni successivi Filippo Alberto Rapisarda e Dell'Utri avrebbero continuato a fare affari tra di loro, avrebbero fondato società, avrebbero continuato a vedersi, eccetera eccetera. E allora lì incomincia a venirmi un pochino una fissa per questa cosa, per cercare di capire che altro, che storia fosse. Vado da un amico investigatore, un importante investigatore che c'era a Milano, che si occupava di questioni di mafia, e gli dico: ma senti, ma tu di Berlusconi, la mafia, Dell'Utri, ma no, Peter, lascia perdere, sono tutte cazzate, eccetera. Era un ragazzo giovane, non dico chi è. 3 anni dopo sarebbe stato a Palermo, e la prima cosa che avrebbe fatto arrivando a Palermo: Peter, per favore vieni, mi puoi raccontare quelle cose di cui mi stavi parlando? Perché si erano trovati in mano un pentito che era Salvatore Cancemi, capo famiglia della reggente, capo famiglia della famiglia di Portanuova, il quale di fronte a Ilda Boccassini, pentito per le stragi, avrebbe incominciato a ricostruire i rapporti tra Dell'Utri, Berlusconi e Cosa Nostra. Già, perché di inchieste in realtà su Berlusconi, cosa, il gruppo Fininvest e Cosa Nostra e la criminalità organizzata, già negli anni '80 ce n'erano state. La prima risale al 1981-82, in cui loro non vengono indagati, ma saltano fuori i primi rapporti evidenti tra Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri. La Criminal Poll indaga, l'inchiesta non va molto lontano, ne parla un unico giornale in Sicilia, che era L'Ora di Palermo, e voi potete trovare, se fate una ricerca, una ricerca in archivio, già i comunicati del gruppo Fininvest che si lamentavano. Se ne occupano anche Falcone e Borsellino. Noi possediamo dei verbali in cui Borsellino negli anni '80 fa domande a collaboratori di giustizia riguardanti Berlusconi e Dell'Utri, e poi, come recentemente ha rivelato Repubblica, se ne occupava lo stesso Falcone, che credo nel 1989, interrogando Gaspar Mutolo, o sbaglio? No, era Contorno. Contorno? Durante l'interrogatorio di Contorno, fuori verbale, o per scelta di Falcone, perché poi queste cose alla fine bisogna raccontarle dopo tanti anni, Falcone sembrerebbe che non verbalizzava tutto quello che raccoglieva. Non è regolarissimo come cosa, ma Falcone si rendeva conto che occuparsi di certi rapporti che riguardavano, in quella particolare situazione, che riguardavano mafia politica o mafia finanza, poteva essere molto pericoloso. Repubblica trova comunque nei verbali di Falcone, o meglio chi teneva al Museo Falcone, un appunto inequivocabile. Un appunto che dice, durante questo interrogatorio, dice: Berlusconi e i boss di Cosa Nostra hanno ottimi rapporti, Berlusconi versa 200 milioni l'anno a Cosa Nostra tramite Tanino Grado.
passo indietro, vediamo il tempo, perché sennò sta storia... Ah no, facciamo ancora 10 minuti, perché sennò io ne racconto un pezzo, poi ne racconta lui, poi quando uscirà il libro ve la leggerete anche con gli scoop. Morale della favola, come inizia questa storia? Inizia quando Marcello Dell'Utri decide di lasciare il posto in banca che aveva per raggiungere Berlusconi. Perché raggiunge Berlusconi? Non è chiarissimo. È vero effettivamente che i due si conoscono all'università anche se hanno 5 anni di differenza. Credo che sia vero, come ha raccontato Dell'Utri, che Dell'Utri per qualche tempo fa l'allenatore di una squadra di seconda o terza categoria, non a Palermo dove ha incontrato, ma in cui Berlusconi aveva degli interessi. Berlusconi, anzi, se lo incontreremo qua, se sarà ospite, Dell'Utri sostiene che allenava quella squadra insieme a Vittorio Zucconi. A Vittorio non l'ho mai chiesto, abbiamo il verbale, e quindi chiediamo a Vittorio se si ricorda, se è vera questa cosa che racconta Dell'Utri, che quando erano ragazzi Dell'Utri torna a Palermo e a un certo punto Berlusconi, che aveva già acquistato a un prezzo ridicolo 400 milioni di lire dell'epoca Villa Casati Stampa ad Arcore, per come l'aveva acquistata, perché Cesare Previti, che era il procuratore in affari dell'ultima erede dei Casati Stampa, la svende sostanzialmente a Berlusconi con terreni, gioielli, con tutto quello che c'era all'interno per questa cifra ridicola, e poi difenda avvocato di Berlusconi. C'era bisogno di ristrutturare quella villa e quindi Berlusconi chiama come suo segretario particolare Dell'Utri, che prima vive a Milano in via degli Ottoboni, vicino alla vecchia residenza di Berlusconi in viale San Gemignano, dove poi morirà sua mamma Rosa, e poi si trasferisce nella villa quando ancora non c'è nessuno. Arriva in quel momento anche Vittorio Mangano, il famoso Vittorio Mangano. Vittorio Mangano, quando viene scelto, è già stato in carcere, è già stato segnalato dalla questura, ha già un curriculum giudiziario molto importante. Ci sono dei rapporti che dicono che è stato fermato insieme a uno dei Mafara, che erano i più grandi trafficanti di droga dell'epoca, eccetera eccetera. Dell'Utri dirà, la sua versione è: io allenavo a Palermo una squadra di calcio che si chiamava Baccigalupo, che era una squadra importante, giovanile, dove giocavano anche molti figli della borghesia palermitana. Anche Piero Grasso ha giocato alla Baccigalupo quando aveva 15-16 anni, cose del genere. Trovavo questo Cinà, che era un dirigente Antonino Cinà, che era un dirigente della Baccigalupo, e a vedere, c'è Antonino Cinà, aveva questo giovane amico che era Vittorio Mangano, che veniva a vedere le partite, e sapevo che Mangano si occupava di cavalli, e quindi mi è venuto in mente di chiamare lui. Cinà, chi è Cinà? Cinà è l'amico del cuore di Dell'Utri. Io l'ho incontrato prima che morisse, era proprietario di una piccolissima lavanderia a Porta Carini, aveva poi un articolo di generi sportivi, su biletti dei portiti sportivi. Aveva un fratello, probabilmente uomo d'onore, aveva sicuramente una moglie di famiglia mafiosa, Citarda, capi della famiglia mafiosa di Malaspina, tradizione secolare. Le sorelle di sua moglie si erano sposate, una con Mimmo Teresi e l'altra col fratello di Stefano Bontade. Altre sorelle si erano sposate con altri capi mafia. Era addirittura imparentato, questo ci diventerà interessante più avanti, con uno dei prestanome dei giovani Graviano, che presso i quali addirittura loro saranno latitanti nel nord Italia. Insomma, Cinà è una figura centrale. Arriva Vittorio Mangano. Vittorio Mangano non ha mai fatto lo stagliere ad Arcore. Mai. È una balla di dimensioni. Mangano se la prendeva anche molto, perché essendo uomo d'onore, Vittorio Mangano era il fattore di Arcore. E per sua stessa ammissione,
Inizialmente viene retribuito con uno stipendio di 500.000 lire al mese del 74, che poi salgono a 1 milione. Ah, per rendervi conto, mio padre nel 74 scompra la prima 127, Fiat 127, e ricordo ancora che costava 740.000 lire. Questo vuol dire che lo stipendio di Vittorio Mangano era uno stipendio di almeno 7-8 mila euro al mese, perché una 127 è una macchina fat mutatis mutandis di quella categoria. Mangano in realtà ha un'altra funzione, questo non solo perché lo dice la sentenza, ma perché lo dice l'intelligenza e per le numerose testimonianze che io e Lirio abbiamo raccolto direttamente, tra cui la testimonianza purtroppo di una persona che è morta, che era il maestro d'inglese di Berlusconi, Bill Polland, il quale divideva in quei mesi la casa di Arcore con loro, e il quale a me ha detto di aver visto ad Arcore una persona che secondo lui, vedendola sui giornali, era Vito Ciancimino. E Bill mi disse anche: guarda, io non parlavo ancora italiano, capivo molto poco l'italiano, perché lui tentava di insegnare l'inglese a Berlusconi nel tratto in auto, che Berlusconi prendeva l'auto per andare da Arcore al centro di Milano, e l'impresa disperata, che come sapete non è mai riuscita, di Bill è stata quella di insegnargli l'inglese, perché Berlusconi voleva in quei 30-40 minuti d'auto andata e ritorno, perché era molto occupato, cercare di imparare l'inglese. Bill mi dice: guarda, io penso che sia Ciancimino, anche perché mi ricordo che quando arrivava tutti lo chiamavano zio, zio, zio. Come ci spiegherà Lirio, che è il più palermitano di tutti noi, ha un significato piuttosto particolare in certi ambienti. Zutotò. Non so se vi viene in mente. Comunque, detto questo, Mangano tutte le sere, per esempio, rilasciava in giro nel parco 6 mastini napoletani che venivano lasciati liberi per paura degli aggressori. Bill mi racconta che si esercitava insieme a Berlusconi e insieme all'autista di Berlusconi al tiro, cioè con la pistola si mettevano a sparare agli alberi della villa a sera. Perché? Perché Berlusconi a quell'epoca aveva paura dei sequestri di persona. Mangano è la persona che almeno in prima battuta viene inviata a Milano per proteggere Berlusconi dai sequestri di persona. In quegli anni c'erano 50, 60, 70 sequestri di persona all'anno e quasi tutti operati da Cosa Nostra, perché nel 74 verrà proprio arrestato a Milano Luciano Liggio, che organizzava i sequestri di persona stando a Milano, insieme a chi? Insieme a tutto Ivernengo, insieme agli Aglieri, insieme ai migliori nomi delle famiglie di mafia di Milano, che a Milano possedevano una grande enoteca, l'enoteca Borroni, che era un'enoteca enorme, dalla quale da una parte commerciavano vino e dall'altra organizzavano i sequestri di persona con soldi che poi venivano depositati in contanti nelle filiali del Banco Ambrosiano. Avviene che nella notte di novembre del 1974, una notte di nebbia, Berlusconi organizza una cena con degli amici. Chi sono questi amici? C'è un suo amico storico che si chiama Luigi Sant'Agata, sedicente principe d'Angeri, no, sedicente principe di Sant'Agata. Perché vi dico per sedicente principe di Sant'Agata? Perché in un'inchiesta di 3 o 4 anni prima del giornale ABC si racconta la storia di un truffatore araldico, un tale principe di San Martino, il quale si manteneva vendendo titoli nobiliari e che aveva come suo attendente un certo Gigino D'Angerio, principe di Sant'Agata. La cosa curiosa è che grazie ai racconti
della marito, della prima, di un marito della prima moglie di Berlusconi. Anche Berlusconi all'epoca, negli uffici delle Lady Nord, teneva una pergamena che lo dichiarava Berlusconi conte di non sa, si sa che cosa. Non si sa se la pergamena gli sia stata data da Luigi D'Angerio. Altri ospiti, erano altri due ospiti di quella serata. A tavola c'era Vittorio Mangano con la moglie, perché Vittorio Mangano spesso mangiava a cena in quegli anni direttamente, non era lo stagliere, mangiava a cena con loro. C'era un signore che si chiamava Primo Cignoli. Primo Cignoli era un signore che, sempre l'Espresso di quegli anni, molto utile, ci informa cosa facesse. Viene presentato come, da Berlusconi, verrà poi descritto come un commerciante di piastrelle dai carabinieri che lo interrogheranno. In realtà Primo Cignoli è il big boss di Interfinanza. Interfinanza cos'è? Era una finanziaria che era stata creata per portare in Italia le rimesse degli immigrati siciliani negli Stati Uniti. In realtà, scrive l'Espresso, era una finanziaria legata a Sindona e soprattutto a Joe Macaluso, Joe Macaluso che sarebbe stato uno degli uomini d'onore americani impegnati, scusate, devo proprio rispondere. Scusate, perché questo è il mio condizionatore. Pronto? Vabbè, comunque, in buona sostanza, diciamo la storia, perché arriva la storia di Berlusconi e Cosa Nostra. Ed è tutta l'anteprima di questo libro che adesso abbiamo deciso di rifare, di comunicarvi qui questa anticipazione, questo libro che abbiamo voluto intitolare Il Traditore. E Il Traditore parte dal fatto che noi abbiamo raccolto, è un libro che raccoglie molti documenti, molti inediti, documenti che non sono soltanto giudiziari, ma testimonianze che abbiamo registrato io e Peter, che dura da diversi anni. E alla fine arriva a una storia che è poco conosciuta, ma che arriva ai nostri giorni, che parte appunto da quegli anni 70 in cui Berlusconi aveva a pranzo o a cena Vittorio Mangano seduto con loro o con Vittorio Mangano. Mi permetti, perché se me lo riattaccano, te l'hanno staccato. L'ho riattaccato, ecco. No, solo la faccio breve. Quella sera, perché così almeno capite cosa succede. Quella sera, oltre a questo signore, c'era un altro signore, Attilio Capra, che era socio, o che servirà socio di un signore che si chiama Anton Giulio Roprete, che verrà poi condannato per riciclaggio dell''Ndrangheta. È il primo editore di Vanna Marchi, questo Attilio Capra. E la stessa Vanna Marchi in un'intervista mi ha raccontato che a casa di Attilio Capra ha conosciuto Berlusconi e Dell'Utri. È quello che presenta Vanna Marchi in Mago del Rinascimento. Lo so che sembra fantascienza, cioè lo so che sembra fantascienza, ma la storia d'Italia è anche questa. Allora, quella sera, quando D'Angerio esce, viene rapito da un comando di Cosa Nostra. C'è troppa nebbia, salta la macchina su cui viaggia, ha un incidente, D'Angerio riesce a fuggire, viene trovata per terra una patente, è la patente di un uomo d'onore che verrà poi condannato, quindi il sequestro l'ha fatto la mafia. Arrivano i carabinieri cosa stabiliscono? Lo scrivono i rapporti, che da informazioni che sono arrivate dal nucleo di Palermo, Mangano è stato chiamato da Dell'Utri, che era però perfettamente al corrente del suo passato. Mangano dopo un po' se ne va, come se ne va da Arcore non si è mai capito. Dell'Utri, Berlusconi interrogato la prima volta, dice: non mi ricordo se se ne andò da solo o se lo mandammo via. Cioè, uno subisce un sequestro di persona, c'è a casa uno che i carabinieri gli dicono: guarda che è un mafioso, non mi ricordo com'è andata. Mangano dice di essersene andato lui da solo e di aver incontrato con Falonieri e di avergli detto: guarda, io me ne vado perché sui giornali locali incominciano a uscire delle cose brutte, ti faccio fare una brutta figura. Nel frattempo però Mangano finisce in carcere e ritorna ed è residente sempre lì. Cos'era successo? Questo lo dice la sentenza. A Milano a un certo punto era arrivato Stefano Bontade, accompagnato da Mimmo Teresi, accompagnato da Tanino Cinà.
accompagnato da Franco Di Carlo. Franco Di Carlo, un grande boss, poi finito a trafficare droga in Inghilterra e poi collaboratore di giustizia. Fra Berlusconi, Dell'Utri e il capo dei capi viene stabilito un accordo. Ti mando garanzia Mangano e tu ci paghi dei soldi. Quanto? E sarai tranquillo per tutto. Quanto? All'inizio 50, che poi salgono a 100, fino ad arrivare a 500 milioni di lire l'anno nel 1992. Per 17 anni Berlusconi ha finanziato Cosa Nostra. Questo è il punto di partenza, perché se no non si capisce tutto il resto. I particolari in mezzo li leggete nel libro, arriviamo, che i particolari in mezzo li leggerete, saranno continui incontri, sospetti mai chiariti sugli investimenti di Berlusconi, Dell'Utri che partecipano a pacco, a feste di compleanno di mafiosi, matrimoni, che continua a vedere Mangano negli anni Ottanta, altri attentati nel 1986 con la mediazione di Dell'Utri per capire chi ha compiuto l'attentato, l'intervento di Cinà e in realtà la scoperta che l'attentato è stato voluto dai corleonesi, che avevano saputo che anche Berlusconi l'aveva in mano Bontade e se lo volevano riportare dalla loro parte. Totorina, che se lo voleva riportare dalla sua parte non solo per ragioni economiche, ma perché attraverso Berlusconi sperava di instaurare un legame non più con la Democrazia Cristiana ma con Bettino Craxi. Questo è il punto. Adesso lascio la parola a Lirio, questa ve la leggete tutta nel libro, è una storia da romanzo. A un certo punto pensate che Berlusconi viene intercettato con Renato Della Valle, un grande immobiliarista, e gli dice nell'88: mi hanno fatto un'estorsione brutta, questa volta la fanno sul serio, hanno detto che prendono la testa di Pier Silvio e la appendono in Piazza del Duomo. Di tutto questo, degli attentati subiti, delle lettere di minacce, eccetera, Berlusconi non presenterà mai denuncia alla polizia. Cioè, mentre a Palermo c'era chi combatteva il pizzo e ci lasciava le pelle come Libero Grassi, il leader di Forza Italia non si rivolgeva mai alle forze dell'ordine, ma passava sempre attraverso Dell'Utri. Questo è un punto, secondo me, etico, morale e politico rilevante. Lascio la parola a Lirio. E da lì parte la storia moderna di Silvio Berlusconi, che ci porta ai nostri giorni, cioè fino adesso. E questo filo conduttore è la nostra storia, che è molto raccontata, fra virgolette romanzata, non perché abbiamo messo della fiction, ma in un racconto, in un linguaggio diverso dalla saggistica che si è solito leggere, ci porta ai nostri giorni un filo conduttore su cui è imperniato tutta la nostra storia, e per questo l'abbiamo chiamato il traditore, che sono due fratelli, anzi una famiglia, sono due fratelli e una sorella, sono in tre, cioè due uomini, Giuseppe e Filippo e la sorella Nunzia, portano un cognome, si chiamano Graviano. E la famiglia Graviano, che sono dei capi mafia, stragisti, loro hanno fatto le stragi nel 92, poi nel 93 al nord, eccetera, e hanno riciclato tantissimo denaro, hanno investito tantissime somme all'estero, anche con la complicità di professionisti e anche della sorella, di questa Nunzia, che è la prima donna che una sentenza, un provvedimento del giudice dice che regge un mandamento importante in Cosa Nostra. Ecco, la storia moderna di Silvio Berlusconi si intreccia e prosegue con quella dei Graviano. Perché? Perché la storia che noi abbiamo raccontato e abbiamo sviluppato ci porta al dopo le stragi di Falcone e Borsellino, ci porta a falliti attentati che dovevano esserci a Roma e a incontri di questi signori, di questi Graviano, che erano dei latitanti, con Marcello Dell'Utri, e poi ad altre storie di grande mistero ancora oggi, come il fatto che questi Graviano
ancora oggi sperano moltissimo nell'azione di Silvio Berlusconi, però sono personaggi in cui, diceva prima Peter, mi sembra fantascienza, eccetera, così come sembrava fantascienza tanti anni fa che due persone come Filippo e Giuseppe Graviano, detenuti in carcere al 41 bis, il 41 bis è un carcere, cioè, in cui sei isolato, non puoi parlare con altre persone, non puoi incontrare i familiari, tranne che non, con un vetro divisorio una volta al mese, eccetera, bene, questi due fratelli sono riusciti, nonostante il 41 bis, a mettere incinte le loro mogli nello stesso periodo, quasi nello stesso, e hanno due figli che sono nati durante il periodo del 41 bis. Non si capisce ancora oggi come possa essere accaduto, ma di fatto c'è, e non si presume, diciamo, e non ci sono dubbi di paternità assolutamente, diciamo, anzi, diciamo, su questo, anzi, però proprio per farvi capire chi sono questi boss Graviano, che investono miliardi di lire all'epoca in Costa Azzurra, prendono persone che sanno maneggiare bene le azioni e sanno lavorare bene in borsa, qualcuno di questo viene arrestato, poi scarcerato, collabora, eccetera, ed è una grande storia. Tutto questo intreccia la politica e le collusioni con, li chiamiamo, i colletti bianchi, con i professionisti che si piegano al volere di Cosa Nostra, ma loro hanno in pugno, come poi verranno fuori in alcune intercettazioni, in alcune sentenze, in alcuni atti giudiziari, hanno in pugno Berlusconi, hanno in pugno Marcello Dell'Utri, e questa storia che ci porta oggi, ancora oggi, nell'attualità, ci fa capire che questo filo non è stato interrotto, che questa storia non è stata distrutta, ma è stata soltanto dimenticata, è stata soltanto accantonata nella nostra mente. E in questo lavoro che abbiamo portato avanti con Peter da molti anni, e adesso è arrivato il momento di pubblicarla, è arrivato il momento di raccontarla, soprattutto per le testimonianze che abbiamo raccolto. Ci sono molte storie e molti fatti inediti che poi è inutile che ve li raccontiamo adesso, che sveleremo con la pubblicazione, ma il fatto principale è questo, è che molte di quelle storie sono ancora attuali, ma sono state da noi, ecco, come dicevo prima, accantonate nella nostra mente, dimenticate, tranne il fatto che quelli che stanno ancora in galera, che sono i Graviano, che hanno rapporti con persone che stanno fuori, che hanno rapporti con un latitante che si chiama Matteo Messina Denaro, che è uno che è fuori e fa quello che gli piace fare ed è difficile arrestare, dall'altra parte c'è un personaggio della politica che ancora oggi vuole dettare condizioni, regole, vuole imporre una propria linea, si prende la scena anche quando la propria coalizione lo mette da parte. È un filo che per quelli che stanno in carcere non è stato ancora interrotto, tranne per il fatto che Marcello Dell'Utri è l'unico che sta pagando, ed è perché è condannato per associazione mafiosa, ed è giusto per le condizioni esterne in associazione mafiosa, per concorso esterno in associazione mafiosa, e per come tutti quelli condannati per associazione mafiosa o concorso esterno in qualche modo legati al 416 bis per il concorso in questo reato devono, non ci sono pene alternative tranne che il carcere. Ecco, quello che accade ancora oggi e nel racconto che noi facciamo è che nonostante ciò, nonostante le pene e le condanne definitive, nonostante tanti fatti, questi mafiosi in carcere vogliono e cercano e sperano ancora oggi con agganci politici di farla franca, di riavere i propri beni, molti dei quali sono stati sequestrati, di avere grandi garanzie per le proprie famiglie. E tutto questo come se non fosse accaduto nulla, come se loro non fossero estranei
alle stragi di mafia, agli omicidi, ai delitti eccellenti che ci sono stati e che purtroppo è quello che vorremmo fare noi, ricordando tutta questa storia, ecco, riattivare nella memoria, perché i mafiosi sono gli unici che non dimenticano e non dimenticheranno mai. Purtroppo però i lettori dimenticano, i cittadini spesso siamo in qualche modo, ecco, in questo un po' succubi del fatto della poca memoria e dimentichiamo e non ci ricordiamo che personaggi che vogliono rappresentarci anche politicamente un rapporto con la mafia ce l'hanno e ce l'hanno avuto. Ecco, questo è il lavoro e questo è quello che noi ci prefissiamo di fare, di raccontare, di documentare e di fare ancora oggi domande. Memoria. E ora domande? Eccolo. Io faccio una domanda, perché voi scrivete libri, però effettivamente nella realtà la magistratura, cioè non avviene, cioè di fronte a questi fatti Berlusconi già doveva sta più, no? Secondo la logica. Però invece quello ci sta, si è visto l'altra mattina o ieri, quando cioè quelle cose che scrivete, tu stai sotto scorta addirittura, cioè non ti mette un'agitazione personale, cioè... quello che fate lo ritenete giusto, ma non c'avete un soghe di sconfitta, di queste cose qua? No, capito. Guarda, no, io non credo di no, perché noi facciamo i giornalisti. Il nostro mestiere è raccontare il mondo. Se noi avessimo voluto cambiarlo avremmo fatto i politici, i preti, gli attivisti. Noi mettiamo a disposizione dei cittadini e dei lettori una serie di informazioni e poi speriamo che, essendo anche cittadini, che qualcuno ne tragga le conclusioni. Non è colpa nostra se nella politica italiana la questione morale non ha più nessun valore o ne ha valore solo per una certa parte. Non è colpa nostra. Io ieri sera mi sono trovato a Quinta Colonna a un dibattito con varie persone, tra cui c'era un esponente del Partito Democratico, partito formato secondo me in gran parte da bravissime persone, bravissimi elettori e bravissimi amministratori pubblici, sia chiaro. La signora Moretti, l'onorevole Moretti, a cui si è dovuto parlare ovviamente di Berlusconi, e a un certo punto nella polemica si parlava dei trascorsi giudiziari di Berlusconi, delle sue condanne, la frode fiscale, i rapporti con Cosa Nostra, eccetera, e poi una sentenza definitiva, anche se non di condanna ma che accerta la propria responsabilità, cioè sul fatto che Silvio Berlusconi si è comprato con tangenti un senatore del centrosinistra, il senatore De Gregorio, un fatto storico accertato, ammesso dallo stesso De Gregorio peraltro, una cosa politicamente... Io a un certo punto chiedo all'onorevole Moretti, ma secondo lei, gli chiedo, onorevole, ma risponda a questa domanda, secondo lei è una cosa positiva o negativa che uno si compri un senatore? Non risponde. Onorevole Moretti, ma è un bene o un male che uno si compri un senatore? Non risponde. Onorevole Moretti, ma lei a suo figlio cosa dice? Che è giusto comprarsi i senatori? Parte la pubblicità. E allora è inutile girarci intorno. Io sono d'accordo che con la morale non si fa politica, ma non si fa nemmeno politica senza morale. Perché? Perché sennò ci ritroviamo a stare nel secondo paese più corrotto d'Europa con gli appalti pubblici, dato oggettivo, che costano a parità di appalto dal 30 al 50% più che in Germania. È possibile che costruire una strada in Italia in pianura costi il 50% più che in Germania, dove oltretutto il costo della vita è più alto? No, non è possibile, perché vengono tollerate queste cose. E allora a un certo punto sono i cittadini che devono dire basta, se non lo dice la politica, devono dire essere i tanti bravi iscritti del Partito Democratico che gli dicono basta, che non vuol dire, cioè bisogna cambiare registro. E non lo so, io credo, come si mettono le cose, mi sa che ci becchiamo altri 5 anni come gli ultimi. Altra domanda? Chi è? Che non vediamo meglio. Io volevo chiedere come vi sentite quando andate ospiti in alcune trasmissioni in cui i colleghi
vi mettono proprio all'angolo, nel senso che è palese la loro presa di posizione, palese ma anche abbastanza evolutamente tenuta, insomma, nascosta. Ci sono delle trasmissioni nelle quali Gomez ha partecipato, in cui era evidente, fra pubblicità, applausi che non si sa perché fuoriescano dal pubblico, cioè imbarazzante. E io volevo chiedere da giornalista, da piccola giornalista che collabora con una piccolissima radio fatta di volontari a seguito di un attentato mafioso in quel di Corviale a Roma, volevo sapere cosa vi spinge ad andare avanti, essere presenti in quelle trasmissioni in cui è evidente una presa di posizione diciamo sbagliata, non obiettiva, non giusta. Grazie. Io penso che ogni volta che c'è uno spazio tu te lo debba prendere, poi loro facciano quello che vogliono, voglio dire. Io prendo il mio spazio, cerco di raccontare le storie, di illustrare le mie opinioni, poi so che ci sono certi ambienti che sono più favorevoli e altri che sono ostili. Sono le regole del gioco, voglio dire. Mi piacerebbe che non fosse così, ma non ci posso fare altro. Lirio? Sì, no, sono d'accordo, cioè, ma bisogna, se c'è uno spazio, parlare e dire la tua così come loro dicono la loro, poi giudicano i telespettatori, i lettori. Cioè, io dico che i giornalisti non sono tutti gli stessi, cioè, ma poi questo penso che si capisca, no? Cioè, anche dalle cose che si leggono e si vedono. Certo, non basta avere un tesserino dell'ordine in tasca per definirsi giornalisti, conosco anzi tanti bravi giornalisti che il tesserino non ce l'hanno. Sì. Domanda. Signora. Ah. Chi era? Non lo so. Eccomi. Io sono completamente d'accordo sul fatto della poca memoria di molti lettori che appunto sono succubi di questa poca memoria, però se ci rendiamo conto, visto che abbiamo parlato di Berlusconi nel 2008 aveva preso, se non sbaglio, il 37%, nel 2013 era arrivato a poco più del 20% e adesso è arrivato al 14%, cioè non potrebbe essere anche che fortunatamente i lettori, grazie al lavoro vostro e non solo, grazie alla vostra libertà di informazione, abbiano appunto aumentato il proprio grado di conoscenza di determinati fatti che poi dopo li portano a non votare più determinati soggetti, cioè ecco, magari ci sono stati dei progressi da questo punto di vista, una maggiore consapevolezza di determinati fatti. In parte sì, però non dobbiamo dimenticarci che siamo italiani. La nostra classe dirigente è espressione della nostra italianità. L'Italia sì, e la Sicilia sono il paese di Falcone e Borsellino, ma e quindi di due grandi eroi antimafia, di Libero Grassi, ma è anche la regione, il paese di Totorina o dei Papalia in Calabria o andando su e giù. Abbiamo questa dicotomia tradizionale. Non è vero che la mafia viene considerata dalle popolazioni locali, o almeno non lo è vero, non lo è stato per molti anni, come un nemico. La mafia era un'industria privata dell'intermediazione. Tu avevi bisogno di qualcosa che non ti garantiva lo Stato, un lavoro, un favore, eccetera, e questo le mafie te la garantivano. Questa storia che da una parte c'erano la società civile tutta buona e di là quelli che sparavano e uccidevano, non è così. La mafia spara e uccide solo come extrema ratio. È solo segnale che generalmente, anzi, gli affari migliori si fanno quando non c'è morto, non c'è casino né niente, perché questo fa piacere. Nel momento in cui poi Borsellino diceva una frase bellissima, diceva: mafia e politica sono due organizzazioni che controllano lo stesso territorio, o si fanno la guerra o si mettono d'accordo. E questa è la storia. Non c'è altra storia, e però poi ci sono anche cittadini che votano a seconda delle clientele, perché finché la politica era in grado di portarti qualcosa, tu giustamente, che non avevi niente, non è che eri tenuto a fare come noi qua che abbiamo studiato, abbiamo un lavoro, roba del genere, a fare, dire no, questo non va bene. Io ho mio figlio che è senza lavoro, guadagno 600 euro al mese, perché se mi offre qualcosa un politico o mi offre qualcosa un mafioso, per quale motivo non lo dovrebbe accettare? Perché sa che è sbagliato, se quelle sono le condizioni del paese. Io infatti mi arrabbio molto di più con i colletti bianchi, con chi ha studiato, con l'area grigia,
eccetera, persino con i boss mafiosi, Malacarne, i killer, vediamo che fine hanno fatto. Cioè ci sono due livelli e l'Italia è questa roba qui e ci vuole del tempo anche culturalmente per sconfiggerla. Qualcosa sta cambiando, ma qualcosa solo. Beh, è la stessa cosa quando racconti e fai inchieste giornalistiche su colletti bianchi, personaggi della politica, le cose, le bordate che ti arrivano sono enormi. Se poi racconti la mafia militare, tutti applaudono, cioè è naturale. Il problema è lì, quando sali quel gradino. Anche perché la mafia è mafia solo se ha rapporti con la politica, altrimenti è semplicemente gangsterismo e avremmo già risolto questo problema. Criminalità organizzata c'è in tutto il mondo, però la mafia deve avere rapporti con politica e con le istituzioni, ma con la pubblica amministrazione, per potersi rafforzare, che poi è poco. E cosa che sì, nel territorio e in varie città d'Italia che non è il meridione si fa fatica a riconoscere il metodo mafioso. Domande? Ah no, c'era la signora. No, allora la penultima. Dai. Abbiamo parlato fino adesso di mafia e politica, però la domanda che voglio fare è, secondo voi, la politica, quella vera, quella onesta, quella senza intrecci con la mafia, la potremo rivedere oppure questi intrecci mafia e politica saranno ancora all'ordine del giorno? No, questa non è una domanda giornalistica, non lo sappiamo. Boh. Cioè, non ti possiamo rispondere su dei fatti di cronaca, questa è una previsione, è una speranza, come chi vi ha all'inizio del campionato che vincerà lo scudetto, di solito la Juve, lo sappiamo, sì. Purtroppo. Diciamo, no, la signora, c'era la signora... Allora, buonasera. Volevo dire, parlando di Berlusconi, in Molise si vota il prossimo 22 aprile e Berlusconi sarà, diciamo, ospite, tra virgolette, in Molise per la campagna elettorale. Però noi in Molise abbiamo anche una famiglia molto nota, credo che lei se ne sia già occupato, o comunque il Fatto Quotidiano se ne è occupato, e sono i Patriciello, che sono molto... si dice legati a certi ambienti malavitosi. Lei lo sa, ha scritto un libro, volevo sapere che cosa ne pensa. Del Molise? No, della famiglia Patriciello e anche di quello che sta accadendo in Molise, perché è diventato un po' no, la della balanza, ma lì è della bilancia. Adesso senza accusare nessuno, è simpatica la storia, le contraddizioni che ci sono. Cioè, adesso non dobbiamo criminalizzare un candidato di 5 Stelle che ha lo zio che è un camorrista. Appunto, però potevano fare video, però per opportunità politica e per furbizia sì, facevano a meno di candidarlo. Sì, no, presidente, anche se è una bravissima persona e non è colpa sua, ma dato che il messaggio che dai fuori, fare politica è anche capire le opportunità, è che tu in ogni dibattito che ti troverai con gli altri ci attraverai sempre qualcuno che ti dirà: ma quello è nipote del camorrista o killer, lui dovrà, quelli dei 5 Stelle dovranno rispondere sì, ma lui non era ancora nato, e tutto il resto. Io non capisco perché uno si debba mettere in una posizione così di debolezza, soprattutto in un movimento che ci ha spiegato che uno vale uno. No, ma soprattutto lì la contraddizione però sta nel fatto che, sono un'altra cosa, cioè, che lui è stato scelto battendo il presidente dell'osservatorio antimafia del Molise, per cui c'è, cioè, quello che di fatto fa l'antimafia è il presidente dell'osservatorio antimafia. Lui è sicuramente onestissimo, cioè, ma vi rendete conto della problematica di affrontare una campagna elettorale con i tuoi avversari che ti dicono ovviamente questa roba? È veramente stata... Secondo me se il Molise va a rischio per i 5 Stelle è anche per questo. Per questo vale la pena raccontare. Cioè... L'ultima, dai. Eccola. Grazie. Prescindendo dallo specifico di Berlusconi, siccome voi conducete un giornalista di alto livello di inchiesta, siete consapevoli che senza andare nella Barbagia o in Sicilia, a 100 km da qui, a Siena, io sono di Siena, esiste un giornalismo che neanche si può chiamare tale, un giornalismo che mette in pagine intere la notizia e la foto della nascita del nipotino del notabile di turno, un giornalismo che ha dichiaratamente messo al bando alcune persone, io sono fra queste,
e l'hanno confessato capo redattori, non è consentito parlare di Tizio e di Caio a 100 chilometri da qui, nella certo cosiddetta civilissima Toscana, nel regno della sinistra. Perché allora ti spiego, lo sappiamo. Allora il problema è che la libertà di stampa viene garantita solo se ci sono più voci, perché in concorrenza da loro ci sarà sempre qualcuno che scriverà qualcosa e poi gli altri, per non perdere lettori, dovranno andarli indietro. I regimi di sostanzialmente monopolio in cui i giornali dipendono dal Monte Paschi, hanno dipeso dal Monte Paschi, si creano queste situazioni. E è un fatto noto a livello locale, ma anche a livello, spesso in Italia, anche a livello più generale, più grosso. La libertà di stampa non va d'accordo con i monopoli. Poi ovviamente c'è la correttezza di ciascun collega, ma pensiamo solo cos'è. Ma come la libertà d'inchiesta non va d'accordo con i piccoli tribunali, pensate solo cos'è accaduto con le indagini a Siena sul Monte Paschi e Davide Rossi. Io l'ho spiegato all'Associazione Nazionale Magistrati, dove mi hanno invitato, e a un certo punto rumoreggiavano, perché io dico, secondo me queste inchieste non le deve mai fare una piccola procura, perché io so bene come nei piccoli centri il procuratore, il capo del tribunale, il capo della guardia di finanza, il prefetto, i più importanti industriali, i banchieri e tutto il resto si trovino il sabato, c'era cena, senza pensare a festini o roba del genere. Rumoreggiavano, e allora, perché c'erano molti magistrati, e allora ho cominciato a dirgli, e tutti hanno taciuto: vogliamo raccontarci dello scandalo Parmalat, il tribunale di Parma ha chiuso gli occhi? Vogliamo raccontarci di Vicenza, dove i magistrati poi andavano a lavorare per la Popolare di Vicenza? Vogliamo dire, eravamo a Siena, cos'è avvenuto a Siena? Dopodiché alcuni magistrati dell'associazione sono stato avvicinato dicendo: hai proprio ragione, per fortuna hai avuto il coraggio di dirmelo, di dirlo. È il problema dei piccoli centri. È il problema dei piccoli centri, lo vediamo nei centri grandi, nei piccoli centri è ancora più problematico. Grazie a tutti, ci rivediamo. Ciao.